Ascoltatori di Varese Press, siamo con Alan Benedetto, famoso blogger che si diverte a far vedere quello che non funziona e fa i confronti tra l'Italia e altri paesi che noi di solito calcoliamo meno di noi, ma in realtà non è proprio così. E come mai questo hobby, questo modo di farci vedere la realtà per quello che è? Con la Germania, il mio primo video più famoso che è stato comunque anni fa, più gettonato, è stato quello che si chiamava Italiano adesso vale ancora, dove girando in un supermercato tedesco facevo vedere i prezzi. Io ho battuto in quel discorso lì una cosa che si credeva, cioè che in Germania a fronte di stipendi molto più alti la vita costava il doppio. In realtà con quel video lì e poi con un'altra serie di video ho dimostrato che in realtà la vita in Germania non è affatto più cara dell'Italia, ma anzi è addirittura a sconto, cioè con prodotti che vengono meno della metà. Da lì è nato tutto con uno scopo di un attimino aprire gli occhi ai miei compaesani che purtroppo dormono e credono di vivere nell'alloro, e da lì sono partiti poi una serie di confronti non solo sul discorso prezzi, ma anche sui mezzi di trasporto, le strade e molto altro, con uno scopo, diciamo, di prendere ad esempio per poter migliorare la situazione qua. Sì, l'ho visto, certo. Scopo che è stato capito da molti, poi ovviamente aiuta anche una serie di haters, troll, che per contestare ti dicono no, ma ce l'hai con l'Italia, perché sai, far vedere le magagne dell'Italia confrontandola all'estero viene tacciato così. Poi vabbè, io ovviamente ho anche un mio stile che è abbastanza, diciamo, pungente, che faccio anche appositamente per cercare comunque di svegliare le coscienze dei miei corregionali Sì. in primis. Comunque non fai attività politica, lo scopo non è far politica, fondare un Io non faccio partito, attività assolutamente. politica, sono stato appena adesso in televisione a registrare una puntata di Iceberg, mi confronto con i politici. Io non appartengo a nessun politico, gruppo politico, mi inquadro a seconda di quello che dico o in un'area o nell'altra. In realtà, se vedo qualcosa che non va bene in un comune, segnalo la cosa, non mi interessa per nulla il discorso di chi lo governa o il discorso politico. A livello politico alcune cose magari mi stanno bene in un partito, alcune in un altro, io ho le mie idee che faccio vedere nei video, ma di politica non mi interesso, cioè alla fine la politica italiana, se tu guardi i partiti, tutti parlano e promettono cose buone, il problema è poi comunque mantenerle, hai capito? Però se io vado a vedere i parlamentari, tutti promettono cose buone, cioè quando per esempio faccio un esempio, è giusto, capito? 5 Stelle propone un reddito di cittadinanza, fa una cosa buona, quando Salvini propone di portare le tasse al 15% con la flat tax è una cosa buona, il problema è poi vederlo di realizzarlo, quello è un altro discorso, capito? Però non mi Sicuramente. interesso di politica, io cioè cerco di, tra virgolette, bastonare un po' tutta la classe politica su Sì. delle cose che non vanno bene. Sì, perché di solito in questo paese quando uno vuol far vedere qualcosa che non va, viene subito etichettato per avere l'alibi di dire allora sei di qua o sei di là e allora ti facciamo Certo, tacere. italiano ce l'hai con l'Italia, eccetera, eccetera. Voi tenete un giornale a Varese, mi pare, non vorrei dire una cretinata, che ci sia forse anche una pagina web di Facebook che si chiama Varese fa schifo. Non vorrei dire una cazzata, so che mi seguono anche gente di Varese che comunque mi segnalano delle cose che non vanno. Cioè, se io vengo e mi incazzo su una situazione che non va a Varese, in un comune, non parlo, l'ultima cosa che faccio è vedere il sindaco di che partito è, faccio vedere la cosa e mi incazzo, cioè non me ne frega niente, cioè, capito? Eh beh, Purtroppo certo. l'Italia è un paese di sprechi, anche in Lombardia, 3 settimane fa ero in televisione, c'è stato il ritorno in televisione del senatore Bossi, che era anni che non
siamo tornati in televisione e abbiamo fatto trasmissione Bossi con Benedetto. Io mi sono confrontato con lui e ho spiegato che comunque anche in Nord Italia c'è un mare di sprechi. Penso alle centinaia di rotonde del nulla che sono state fatte, giusto per buttare un esempio, capito? E beh, c'è tanta speculazione, si sa. Parla, una delle cose che mi incuriosisce sempre è quella delle strade, le buche, perché sono quelle piccole cose che però messe tutte assieme, se tu ci passi dalla strada tutti i giorni, è un fastidio e quando li segnali non vengono mai messi a posto bene. Sono piccolezze. Sì, non è una piccola però. Cosa, ti spiego perché. In Italia abbiamo le strade peggiori in assoluto, ve lo posso garantire, l'ho girato tutta l'Europa. Peggiori in Europa occidentale le abbiamo noi, anzi molte nazioni dell'est oggi con le strade nuove sono molto meglio di noi. Io penso che la nostra situazione sia drammatica e non è una cosa da poco, perché tu pensa che in Europa occidentale siamo quelli che hanno più morti in termini assoluti, qualcosa come 3.500 morti, abbiamo il doppio della mortalità di paesi come l'Inghilterra, la Germania, eccetera eccetera. Vuol dire che ci sono, cioè se avessimo il loro tasso di mortalità dovuto al fatto che hanno strade migliori, che hanno più illuminazione, più sicurezza, più tutto, avremmo 1.700 morti in meno all'anno. Noi facciamo gli scandalizzati quando muoiono 100 persone in un attentato e abbiamo 1.700 persone che ogni anno lasciano la pelle per niente. Perché? Perché in questi paesi le strade sono più illuminate, le strade sono migliori, non mettono rotonde nel nulla, cioè muore la gente, la metà rispetto a noi, cioè, perché le nostre strade fanno semplicemente vomitare. E questa è una cosa che mi fa incazzare di brutto, perché tutti hanno un amico o un parente che ci ha lasciato la pelle Eh sì, no, perché poi il problema. Io sono amico pure. Certo. Il problema poi è che vabbè, queste cose se le rimpallano, queste responsabilità da un partito all'altro, non riescono mai a portarle a compimento se non male. Le cose, per esempio, io ho visto diversi video, immagino che quelli noi pensiamo di tutelare noi stessi non dicendo quello che funziona, però quelli che vengono dall'esterno e che vedono, come hai fatto vedere tu, la metropolitana di San Pietroburgo e vedono la metropolitana là e le nostre, poi tornano al loro paese e chiaramente diranno quello che hanno visto, no? Non è che possiamo nasconderci sempre. Ma basta andare anche alla metropolitana di Lisbona per finire una cosa che è mille volte meglio di noi e senza neanche rompicoglioni. Sono partito facendo vedere la Germania, ma poi ho continuato con paesi tipo l'Albania, tipo il Portogallo, dove la gente crede che lì siano più dietro di noi, il terzo mondo, ma col cazzo, cioè per tante cose ormai ci hanno passato. Io per esempio ti dico, l'Albania in generale ha strade che sono mille volte meglio di noi. E non ti sto parlando solo di Tirana, perché l'ho girata tutta, l'ho girata. Poi hanno mille problemi, cioè non è che no, però cioè noi continuiamo, capito, a pensare che tutto il resto sia merda quando basta per dirti, basta fare la dogana svizzera, andare a Chiasso e trovi già un altro mondo, capito? La Russia è un discorso a parte, diciamo che la Russia su ferrovie, stazioni, metro, cioè, ma non c'è neanche da far paragone, cioè lì stiamo parlando di un pianeta, di un altro mondo, cioè vanno le ferrovie, le stazioni che sono dei musei, cioè trovi miliardi dentro, ma non a Mosca, San Pietroburgo, io l'ho fatta tutta la Russia, anche tutte le varie città che hai fino ad arrivare a Vladivostok, è un altro mondo, cioè lì non è neanche paragonabile. Certo, ma ma poi mi ha colpito per esempio quando si parlava delle ferrovie, che in un vagone ci sono due persone che fanno le pulizie avanti e indietro, qua da noi passano quando si ricordano, non lo so, cioè, è tutto un taglio. Tutto il giorno ogni
transiberiana, che ho fatto anche il tratto col Sapsan, il treno, quello che va da San Pietroburgo a Mosca, quindi sono partito dal Mar Baltico fino ad arrivare al Vladivostok, sto parlando di, credo siano ai 10.000 chilometri la transiberiana, che è la tratta ferroviaria, più quello, ho fatto 11.000 chilometri, cioè penso che sono stato su non so quanto tempo, cioè, ogni due ore, tre ore puliscono, cioè ma va, cioè, stiamo parlando di un altro mondo, ma è anche, probabilmente mi ha fatto paragoni, cioè qui siamo qui rispetto all'Asabo, siamo il sesto mondo su queste cose, il sesto mondo, per controllare che poi c'è nelle stazioni ovani su, ti viene a rompere i coglioni, cioè là, e non vedi tanta polizia in giro, uno pensa che è uno stato militarizzato, polizia. No, no, è più che la gente abituata a queste cose, cioè io ho visto pulire nel mio video, non so se l'hai visto, nella Transiberiana parte 2, cioè a Novosibirsk ho visto, cioè le signore pulivano per terra con il sapone la panchina dove la gente aspettava il treno e tiravano via i peli dell'erba fra piastrella, cioè stiamo parlando di un altro mondo, cioè un'altra roba. Sì, grande tensione. Ma gli stranieri, per esempio, ricordo il video a Tenerife, tutti questi italiani che vanno all'estero perché ormai non ce la fanno più. Sì, Tenerife, però bisogna stare attenti, l'ultimo video che ho messo, che anche tanti italiani sono andati a approfittare e ci fanno un po' di truffe, cioè fanno la cresta sugli affitti, sulle cose. Tenerife ormai sembra un'isola italiana, cioè ci sono, saranno credo 200.000 italiani da quello che ho. E vanno giù perché il costo della vita, il clima, il costo della vita è un terzo, cioè benzina sei a 65 centesimi col diesel, hai 20 gradi di minimo, 25 di massima, non hai neanche riscaldamento, cioè oggettivamente per uno del nord Italia in pensione che va giù là, la vita gli costa meno della metà, quindi con 1.000 euro ci vive, quindi tanti pensionati sono andati giù, più la pensione, essendo un'isola a fiscalità agevolata, hai un 20% più di pensione che prendi e il gioco ha fatto la candela, cioè fai chiuso il cerchio praticamente, tanti sono giù. Sì, ormai gli italiani cioè, vanno via dall'Italia, non solamente per cercare lavoro, ma anche pensionati che se ne vanno via, perché qua il clima, il costo della, non tanto per il clima, il problema è che qua oggi con 800, 700 euro, 900, 1000 non ci vivi, in quei paesi lì ci vivi, cioè non è solo Tenerife, cioè tanti vanno anche nei paesi dell'est, Bulgaria, eccetera, eccetera, e vedrai che quando scopriranno l'Albania si riempiranno anche l'Albania, e l'Albania è un altro di quei paesi che la vita oggettivamente costa veramente poco. Ma tutte le spese per andare in giro, fare tutti questi viaggi, come fai a coprirli? No, cioè? Io spendo veramente poco, ti spiego perché. Allora, prima di tutto, io a differenza di tanti non ho vizi, e quindi non spendo soldi in puttanate tipo droga, sigarette, alcol, menate varie, cioè io prima di tutto non spendo soldi in queste cazzate, cerco di risparmiare e poi soprattutto ho questa passione di girare e conciliando col lavoro che comunque sfrutto tutti comunque i ponti, o comunque ho la fortuna diciamo che comunque posso lavorare anche facendo il progettista anche magari nei periodi tipo agosto, io per esempio durante le feste di Natale lavoravo accumulando comunque giorni in più e mi muovo sempre diciamo fuori quando si muove la massa, controllo sempre i voli, prendo sempre voli low cost, mi muovo io tramite i grossi siti, mi prenoto tutto io e spendo veramente poco, cioè in Albania una settimana ho speso 90 euro una settimana in un albergo 4 stelle, cioè mi muovo io per i cavoli miei, mi organizzo tutto io andando fuori periodo, cioè io ho speso 87 euro di volo andare e tornare dalle Canarie, cioè se ci andare a dicembre magari con un'agenzia ti chiedono 1.000 euro solo per andare e tornare una settimana, no, ecco io ho questa passione, mi costruisco io il viaggio, l'unica volta che mi sono appoggiato un'agenzia è stato con, che poi sono diventati anche
dei miei amici sono stati quelli della Lasciatù, perché per il discorso biglietti, così per il treno, era per me troppo un casino prenderli quei siti russi, però per il resto mi organizzo io. Va bene, Lambrenetto, non ti disturbo oltre, è stato un piacere per me e per gli ascoltatori sicuramente. Sei un grosso personaggio, una persona che non ha peli sulla lingua, quindi ti seguiamo con attenzione. Sì, un abbraccio a tutti, guardate il mio social, il mio canale YouTube di Lambrenedetto XV. Un saluto a tutti, ciao ciao ciao. Ciao, grazie. Va bene, grazie, la registrazione l'abbiamo fatta. Va bene, grazie di tutto. Tu poi passami il coso, sì, che devo scappare, che devo vedere la trasmissione. Guarda, per certo, su Iceberg, certo. Un po' bastonato tutti. Va bene, un abbraccio, ti saluto. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao. Grazie.